Ma noi consideriamo l'abbassamento della pressione fiscale non un obiettivo, ma un'esigenza che c'è in questo paese e che solo attraverso questo si potrà far ripartire un po' i consumi e l'economia. Detto questo, noi siamo anche abituati alle promesse propagandistiche ed elettorali del Presidente del Consiglio. Io ricordo che a ottobre dell'anno scorso aveva promesso 18 miliardi di euro di tasse per il 2015. Con la legge di stabilità, invece abbiamo visto che quest'anno è stato l'anno del record della pressione fiscale. Detto questo, la questione dell'IMU e la TASI è abbastanza semplice, nel senso che se Matteo Renzi decide di abolirla, se non fa una spending review strutturale, come d'altronde dice anche il ministro dell'economia Padoan, dovrà trovare una copertura diversa. La copertura diversa sarà la local tax o un'altra tassa. Io sono estremamente convinto che l'unico modo per abbassare la pressione fiscale degli enti locali è l'applicazione del federalismo fiscale, ma è un argomento sul quale io mi Sì. auguro si possa discutere più ampiamente. Lei Questioni dice pensioni, invece, noi riteniamo prioritaria la cancellazione della legge Fornero. Noi siamo assolutamente disponibili a parlare della proposta del Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano. La troviamo una proposta abbastanza equa sulla quale chiediamo un confronto urgente. Non abbiamo più sentito il Governo parlare di questa questione. Vediamo.